Buongiorno agli ascoltatori, Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Allora, abbiamo due o tre temi principali sui giornali di oggi. Per un verso, ancora la questione Israele-Iran, con l'attesa della controrisposta israeliana, di che natura sarà, quali bersagli, i siti nucleari iraniani. Sì, no, la parte delle raffinerie. E qual è l'atteggiamento degli Stati Uniti? Alcuni giornali accreditano un Biden più sintonico con Gerusalemme rispetto ai mesi passati, altri dicono di no. Spoiler, il Wall Street Journal dice è vero esattamente il contrario. Semmai Biden, questo è l'attacco del Wall Street Journal all'amministrazione americana uscente, fa deterrenza verso Israele anziché farla verso l'Iran. Ma c'è anche un risvolto italiano, perché ieri c'è stata l'audizione presso le commissioni congiunte esteri e difesa di Camera e Senato dei ministri italiani e Crosetto, a onor del vero, non in versione falca, in versione diciamo da colomboni, diciamo così, ma se la loro performance è stata diciamo debole, è stata invece catastrofica, pessima la performance della sinistra con le varie Boldrini o i vari Provenzano scatenati in versione anti-Gerusalemme. A proposito di sinistra, ma alla fine qual è lo stato di questo campo largo? Oggi sono firme molto importanti, da Folli a Sorgi a Franco a ragionare su questo. Mentre a sorpresa, ve lo ricordate Vincenzo De Luca, le sue intemerate contro i grillini, le offese, non sapete fare le O col bicchiere, siete scappati di casa, eccetera. Adesso De Luca rilascia un'intervista alla stampa per dire: credo che sarà un alleato affidabile il Movimento 5 Stelle. Va bene, e intanto siamo all'antivigilia della manifestazione vietata sabato, ma che gli organizzatori vogliono comunque svolgere pro Palestina, anzi di esaltazione del 7 ottobre, definito nell'orrido volantino di convocazione l'avvio di una rivoluzione. C'è anche il caos treni. Allora, il ministero dice un errore di esecuzione di un lavoro, un chiodo in una cosa, ha determinato il blocco in tutta Italia. Certo è che ieri è stata una giornata veramente infernale per i viaggiatori. L'ultimo tema, che fa però l'apertura di Libero, è quello horror sui dati auto, dati sulla produzione sconvolgenti, un calo di quasi la metà, 40%, in un solo anno. Andiamo a vedere le aperture. Allora, Libero, l'autodistruzione di Stellantis, svelati i numeri del disastro. Produzione di auto in Italia in calo del 40,7% in un solo anno. A Torino si arriva al meno 68%, a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. Questa l'apertura di Libero Giornale. Un chiodo ferma l'Italia, caos sui binari, 100 treni bloccati per un errore. Salvini, chi ha sbagliato, pagherà. Il tempo resta su Striano e stavolta le indagini, ovviamente abusive, su Berlusconi. Così Striano e Co. nascosero ai PM i dossier illegali su Berlusconi. E poi la verità, con una cosa presa dalla trasmissione di ieri di Mario Giordano, fuori dal coro: Sharia nei municipi italiani, accettato il ripudio islamico. Basta una parola ripetuta 3 volte per scaricare moglie e figli. Uomo del Bangladesh, virgolette, divorzia dalla consorte che picchiava e insultava perché pretende di uscire di casa da sola. E fuori dal coro scopre che il comune di Ancona ha annotato l'atto non riconosciuto dallo Stato. Andiamo bene. Avvenire, diplomazia e preghiera, perché il Papa ha indetto una giornata di digiuno per il 7 ottobre, però attenzione perché io ho dovuto rileggerlo 3 volte, con voi in diretta lo rileggerò una quarta volta. Uno dei due editoriali di Avvenire, firmato da Riccardo Ridaelli, dal titolo Se saltano le linee rosse, e uno potrebbe pensare, leggendo il titolo, beh, intende dire che questi e quelli sarà il solito editoriale discutibile perché equidistante, cerchio bottista. No, no, picchia selvaggiamente soltanto Israele, ma con un linguaggio francamente nemmeno sorvegliato.
è pronto a venire per uscire come dire, in versione congiunta col manifesto, l'uno allegato dell'altro, ciascuno scelga cosa allegato a cosa. Vabbè, cioè non va bene per niente, ma contenti loro. Corriere della Sera, battaglia mortale in Libano. Domani Netanyahu, i falchi USA e i sunniti, chi vuole l'escalation contro l'Iran? Fatto Quotidiano con editoriale Travaglio che te lo raccomando, ecco, sta più o meno sulla linea di Avvenire del manifesto, ma l'apertura è su quella che il Fatto chiama la cyber insecurity, il ministero di Nordio in mano a un hacker. Quotidiano nazionale, Israele all'Iran, reagiremo con durezza. Messaggero, attacco ai siti nucleari, stop USA. La Stampa, patto Biden-Netanyahu, fermare l'asse del male. Qui c'è la divaricazione, il messaggero che dice Biden frena, la Stampa dice no, no, Biden è d'accordo. Spoiler, ha ragione il messaggero, vi abbiamo già evocato e poi lo citeremo in Wall Street Journal. E infine Repubblica che va sul giorno nero delle ferrovie, binario morto, così il titolo principale di Repubblica. Raffica di segnalazioni da Libero, editoriale di chi vi parla su la guerra. Esistono guerre giuste, esistono guerre giuste che vanno completate, perché se non le completi la storia è piena di ferite che restano aperte e diventano purulente, altro che voltare pagina. Esiste la necessità di guardare le cose dall'inizio, devi guardare dal 7 ottobre, non solo da questi giorni, per capire le scelte di Israele, e poi la parte che susciterà lo scandalo delle anime belle. Sì, conosciamo gli errori e le responsabilità politiche passate di Netanyahu, ma in questa fase di guerra Netanyahu è sulle orme di Churchill, è un Churchill del nostro tempo e del suo paese. E però attenzione, perché Libero ha una firma che non è quella della nostra redazione, ma è quella di un ex primo ministro israeliano, peraltro nemico di Netanyahu, Naftali Bennett, e abbiamo tradotto e pubblicato un suo intervento in cui parla esplicitamente di testa di una octopus, di una piovra iraniana che va colpita in questo momento. Quindi è importante questa cosa che oggi Libero vi pubblica, perché vedete che anche chi ha una visione molto diversa da Netanyahu sul piano della politica interna è altrettanto tough, è altrettanto duro nei confronti dell'Iran. Il settore auto. Allora, questo è molto importante. Il pezzo che vi spiega bene questi dati orrendi sul crollo della produzione lo fa Attilio Barbieri, e io vi prego di dedicare tempo e attenzione alla prima e alla seconda pagina di Libero, con dei numeri francamente impressionanti. Se invece volete dei numeri buoni, sono quelli Istat sull'occupazione ad agosto, e ne parla Iacometti con una serie di elementi da record positivo anche sul piano dell'occupazione giovanile. Altri dati positivi, Castro sulle decisioni di Microsoft di investire in Italia, sono 4 miliardi, è un investimento non da poco. Francesco D'Amato su Letta che rompe con Schlein, lascia il Parlamento e va a insegnare di nuovo, non in Francia stavolta, ma in Spagna. Non fate la battuta Francia-Spagna, per favore, per favore. Vi ho sentito, poi se lo sente Letta si incupisce, si incupisce. Sallusti, su Giovanni Sallusti, pezzo scintillante, su grande proposta del PD sul diritto alla disconnessione. Quindi già trovare lavoro è difficile, lo trovi, ma se il capo ti manda una mail o un WhatsApp fuori orario, no, per carità, non posso rispondere, c'ho il diritto alla privacy, c'ho tutte queste cose qua. E Zaccardi, decreto flussi con stretta permessi ai migranti. Gonzato è Libero, il giornale che
insieme al giornale accende i riflettori in modo critico su questa manifestazione di sabato. Gonzalo vi fa l'elenco di tutte le sigle, le più allucinanti, che sono pronte a scendere in piazza. E Storace vi racconta la cosa allucinante che accadrà già oggi, cioè ci sarà una bella preghiera a Roma per Nasrallah. Andiamo bene. Carioti, commento. Ma perché Schlein tace sull'antisemitismo rosso? Questo è il punto fondamentale. Sul campo, Molteni, su metà dell'arsenale di Hezbollah ormai distrutto. Carella, che sente una grande intervista a Michael Walzer, che dice: ma guarda, Israele non si fida più di nessuno e vuole risolvere la questione. Stefanini, su Khamenei, che attacca Stati Uniti ed Europa. Ritratto, protagonista orrendo, Guterres, ieri, e questo dà una certa soddisfazione, definito persona non grata da Israele, e Nicolato fa un ritratto di tutte le imprese di questo signore portoghese, una specie, come lo vogliamo dire, di orsacchiotto filo iraniano, così dice il titolo di Libero. Costanza Cavalli sul faccia a faccia tra i candidati vicepresidenti Vance e Waltz, di cui vi parlavo ieri mattina, svolto l'altra notte. Commenti: Specchia su Amadeus crollato al 2,8 in una parte di sovrapposizione a un altro programma, al 2,4%. Senaldi sulla Salis ormai irreperibile, che si nasconde per non pagare sti fitti arretrati. Ocone su tutta la fascinazione parigina e francese da Foucault in poi per Khomeini e la rivoluzione iraniana, un abbaglio pazzesco. Talenti sul caos ferrovie, tutta la parte di cronaca su inchiesta di Milano Ultra da leggere Alessandro Dall'Orto. Poi naturalmente io non faccio, ma ci vorrebbe un'ora di rassegna solo per questo, su anche le altre sezioni, però oggi nella sezione cultura di Libero, per esempio, trovate un pezzo di Andrea Morigi su un libro in uscita su padre Popielusco, chi era il sacerdote polacco che fu ammazzato dal regime di Jaruzelski, e un approfondimento da leggere. Come nella cronaca di Milano, ecco, chiudiamo il cerchio, abbiamo aperto con Israele, chiudiamo. Claudio Smetti sente una personalità, Albert Muadab, ebreo libanese trapiantato a Milano, che racconta la realtà degli ebrei a Milano, anche con elementi ormai di paura che attraversano la comunità ebraica. Questo e molto altro trovate oggi su Libero. Allora, Israele, la manifestazione di sabato e poi il quadro politico del centro-sinistra. Queste sono le tre cose grosse, oltre alle auto, apertura di Libero. Allora, quali sono i piani degli uni e degli altri? I pezzi, a mio avviso, più accurati su, diciamo così, prospettive, le ipotesi militari dell'uno o dell'altro campo sono, per ciò che riguarda le possibili mosse di Israele, Mika Lessin sul giornale, raid sulle basi dei Pasdaran, sui reattori nucleari e petrolio, più pronti piani d'attacco. E Mika Lessin vi racconta le opportunità e le incognite dal punto di vista israeliano. E invece come stanno messi dall'altra parte? Non benissimo, però, dice Guido Olimpio, pagina 3 del Corriere della Sera, tra razzi, sciami di droni e tutte le milizie sparse, Teheran non va comunque sottovalutata. La tesi di Olimpio è che, per evidente inferiorità, l'Iran non sceglierà il confronto in campo aperto, ma sceglierà tecniche, diciamo così, più flessibili. Flessibile vuol dire che poi ci saranno azioni terroristiche come quelle tentate l'altro giorno a Jaffa, nella zona di Tel Aviv. Olimpio sul Corriere. Ma che le cose non vadano benissimo per l'Iran, lo intuite dal professor Orsini sul Fatto. Di solito, no, la cosa di Orsini è, lo sapete, che la Russia deve sventrare l'Ucraina, Teheran può squartare tu, sempre sti verbi così. Oggi non ci sono sventramenti e squartamenti. L'Iran non è così debole, ma non vuole la guerra, quindi non è che non posso, è che non vogliono, ti dice Orsini sul Fatto. Passiamo dalle pagliacciate
sì, alle cose serie ed è molto ben costruito il pezzo che fa Claudio Antonelli sulla verità, che vi spiega bene come metà del mondo arabo, questo è un portato degli accordi di Abramo, non completamente smantellati da Biden, metà del mondo arabo scelga Gerusalemme e non Teheran. Questo è un fatto molto importante, pezzo che trovate a pagina 3 della Verità. Ma Israele deve cogliere il momento, sì, secondo alcuni, ad esempio Benny Morris, lo storico israeliano, sentito da Fabiana Magri a pagina 5 della Stampa. È il momento di affondare Teheran, USA e Israele sfruttino l'occasione. L'influenza musulmana in Occidente minaccia ebrei e cristiani, la maggioranza dei palestinesi purtroppo sostiene Hamas, non resta nessuno con cui fare la pace, questa è la tesi di Morris. Vi dicevamo che invece c'è una divaricazione fra due giornali italiani rispetto al ruolo dell'amministrazione americana uscente in rapporto con Netanyahu. Sostegna un'operazione più vasta o no? La tesi del Messaggero è che no, il sostegno è contratto. Gli americani dicono no ad attaccare i siti nucleari USA. La tesi della stampa è che invece ci sia un patto Biden-Netanyahu e un'intesa molto più estesa. Spoiler, secondo il Wall Street Journal è vera la prima tesi. E oggi la direzione del Wall Street Journal pubblica un commento durissimo nei confronti di Biden. Il titolo già dice tutto, Biden protegge il programma nucleare dell'Iran. E insomma, c'è stupore e contestazione, vi leggo il passaggio cruciale. La domanda è come mai Biden voglia fare deterrenza verso Israele anziché verso l'Iran? Dice, ma tu anziché esercitare la deterrenza nei confronti degli Ayatollah, la eserciti nei confronti di quello che dovrebbe essere il tuo alleato, addirittura cercando di dissuaderlo dall'attaccare i siti nucleari italiani e quindi iraniani, e quindi in qualche misura hai in mente la protezione di quel progetto insidioso. È la critica del Wall Street Journal. Volete altre due tesi differenti? In questo caso sullo stesso giornale, su Italia Oggi. Personalmente non mi convince per niente Gianandrea Gaiani, sentito da Alessandra Ricciardi su Italia Oggi, che usa delle espressioni incredibili. Israele vuole tirare in ballo l'Iran. Ah, è Israele che tira in ballo. Cioè non è l'Iran che ha armato Hamas e Hezbollah, cioè, no, è Israele che vuole. Il Medio Oriente è una polveriera. Israele vuole tirare in ballo l'Iran per assicurarsi l'appoggio incondizionato degli alleati occidentali. Ecco, come antidoto vi consigliamo alla pagina successiva, decisamente più solido, Tommaso Alessandro De Filippo, Israele e Iran, c'è lo showdown e De Filippo in un pezzo che non è di commento, ma è di analisi e diciamo attesa della nuova fase, vi descrive quello che può accadere. Altre tre cose da segnalare, pessimo Travaglio, che in questo caso va all'attacco per la seconda volta in 3 giorni dei giornali che hanno un orientamento che a lui non piace su questa vicenda. E stavolta se la prende con Stefano Folli. Siccome Folli ieri su Repubblica ha detto che ci sono ambiguità a sinistra su questa vicenda, a Travaglio non va bene. Anziché denunciare l'impunità garantita dall'Occidente allo sterminatore Netanyahu, quindi dice ma sta parlando di Haniyeh, sta parlando di Nasrallah, no, di lo sterminatore Netanyahu, Folli attacca i Dem per la ragione opposta, sono troppo anti-israeliani perché non chiedono di vietare il corteo ProPal di Roma, già peraltro vietato dal governo. Infatti Folli già sa che vi si invocherà lo stesso proposito messo in atto 80 anni fa dai nazisti di Kappler e si inneggerà al terrorismo. Quello arabo si intende perché quello israeliano già lo giustifica il suo giornale. Però veramente non fa ridere Travaglio perché questa cosa non è se l'ha inventata Folli o qualcun altro. È scritta nel volantino di convocazione. Se convochi una manifestazione dicendo che il 7 ottobre è stato l'inizio di una rivoluzione, è evidente che non è che forse inneggeranno, no, già inneggiano.
E poi veramente parlare di terrorismo israeliano in termini intercambiabili rispetto ad Hamas e Hezbollah, cioè, una volta Travaglio si distingueva almeno su questo fronte, adesso invece non c'è pericolo. Ma ormai Il Fatto è un giornale che fa fiction su questo. Vi ricordate che ieri l'apertura era sui missili iraniani che avevano bucato Iron Dome, la cupola d'acciaio. E cosa falsa. Stavolta siamo a pagina 4. Ora il PD si sveglia, ma resta il tifo atlantista. Ora, dove sia nel PD il tifo atlantista con Boldrini, Provenzano, eccetera, è una cosa che possono vedere soltanto Lorenzo Giarelli e Tommaso Rodano che firmano questa surreale pagina 4 del Fatto. Ormai queste cose possono andare nella collezione Urania, ricorderete la grande collana di fantascienza, eccetera, che era illustrata dalle copertine di Karen Toll. Dentro ci potete mettere la copertina di ieri del Fatto su Iron Dome bucato e oggi il PD atlantista, niente meno. Però attenzione, perché le cose più pesanti contro Israele vengono dalla Conferenza Episcopale Italiana, i cui toni sono ormai incredibili. Quelli del cardinale Zuppi, citato a pagina 7 del Corriere della Sera in un articolo di Gian Guido Vecchi: Zuppi, direi a Netanyahu che non sta facendo bene al suo popolo. Quindi immaginate, Netanyahu, ma i giornali esteri, cioè, guardi, c'è il cardinale Zuppi Sant'Egidio che dice che lei non sta. Immaginate la risposta di Netanyahu su Zuppi Sant'Egidio che dice non stai facendo gli interessi del tuo popolo. Ma peggio di Zuppi Sant'Egidio c'è Riccardo Redaelli che firma l'editoriale su Avvenire, quotidiano dei vescovi, presieduti dal medesimo Zuppi Sant'Egidio. Vediamo questo passaggio. Eccolo qua. È stata una scelta molto rischiosa quella dell'Iran di contrattaccare, perché i Pasdaran si sono rivelati più fragili di quanto immaginato e palesemente non possono sostenere un confronto diretto con le forze militari israeliane. La domanda è ora come risponderà Israele. È evidente come Netanyahu e il suo governo di ultradestra stiano usando la guerra non solo per rimanere al potere, come era sembrato nei primi mesi. L'obiettivo è molto più ambizioso. Il premier israeliano pare aver imboccato deliberatamente la strada dell'allargamento del conflitto e della provocazione dei suoi nemici per indurre una trasformazione dell'ordine regionale. Quindi già siamo alla provocazione. Aspetta che arriva il meglio. Per molti comprensibili motivi storici, politici e culturali, questa frase è una perifrasi per non citare l'Olocausto, quindi per molti comprensibili motivi storici, politici e culturali, noi in Occidente siamo sempre restii a condannare gli eccessi del governo israeliano. Ma la verità è che se guardiamo le dichiarazioni dell'ONU e del diritto internazionale, le forze armate di sicurezza israeliane hanno commesso crimini di guerra. Lo sono i bombardamenti indiscriminati su Gaza, eccetera, lo sono anche gli assassini mirati, quindi non vanno bene neanche gli assassini dei terroristi, manco quelli. Ma questi eccessi voluti da Netanyahu stanno a segnalare che per Israele non esistono più linee rosse invalicabili. Hai capito come funziona? Quindi, due righe per dire che l'Iran è un po' indebolito e una colonna per dire che Israele ha tutti i figli di puttana. Avvenire, complimenti, pronti per pubblicare tutto sulla Gazzetta di Teheran. Va bene, andiamo al centro-sinistra e alle sue divisioni, dopo che Conte in televisione ha detto per l'ennesima volta, no, il campo largo non c'è più. E qui abbiamo tre voci di commentatori e una voce di un politico da sentire. Allora, tra i commentatori c'è, per un verso, Massimo Franco, che registra le fratture. L'opposizione è ripiombata nelle fratture di 2 anni fa. Dice la tesi di Franco: non ho tempo di leggerlo, ma ve lo sintetizzo. Va bene, Schlein ha fatto professioni di unità, eccetera, ma Conte ha smontato la tela che lei aveva invece cercato di tessere.
Se invece siete di centrosinistra e più, diciamo, desiderosi di una parola di ottimismo, ve la dà Marcello Sorgi sulla stampa, che dice: no, guarda che quello di Conte non è un addio, è un arrivederci, sta alzando la posta, vuole forzare, ma insomma la colonna è esattamente questa, un addio che è forse un arrivederci. Attento perché nella medesima pagina della stampa trovi anche la voce del politico Vincenzo De Luca che dice: Elly ha ragione, serve unirsi, il 5 Stelle è oggi alleato affidabile. Lui dice: ma dov'è finito il De Luca che bastonava i 5 Stelle? È un'altra persona. Perfino la Schianchi che lo intervista dice: ma lei ha risposto per le rime ai grillini? Qualche volta ho risposto con ironia, ma hanno raccolto un'esigenza di innovazione radicale rispetto al trasformismo politico. Poi c'è stata l'esperienza di governo. Oggi guardo con rispetto al problema di costruire un'organizzazione solida. Domanda: e questo li rende alleati affidabili? Credo che, fatti i chiarimenti programmatici necessari, i 5 Stelle siano del tutto affidabili. Hai capito? Molto bene. E addirittura dice: qui bisogna essere generosi con Conte. Quello che credo sia inaccettabile per Conte è la definizione già chiusa di ruoli futuri. Da questo punto di vista è necessario avere anche da parte del PD equilibrio e generosità, che tradotto in italiano vuol dire: Conte non vuole che sia precostituita una premiership altrui, e De Luca, anziché dire: ma che cavolo ti sei messo in testa, dice: ah, dobbiamo essere generosi e aperti. È esattamente lo scenario che ieri deplorava Folli. Diceva: qua, guarda che la forza contrattuale di Conte è sempre maggiore. E dice: sarebbe auspicabile, andiamo a Folli su Repubblica, che la discussione partisse dai temi programmatici, ma non avverrà. Se ne uscirà quanto prima e con ogni probabilità lasciando nell'ombra i cosiddetti contenuti. Peraltro, se si volessero fare le cose con serietà, occorrerebbe chiarire prima le posizioni su Ucraina e Medio Oriente, ma non accadrà. Conclusione: ognuno va per conto suo su un tema, la collocazione del paese e il rapporto con gli alleati, che una volta era considerato preliminare a tutto il resto, ma i tempi cambiano. Il chiarimento in grado di rilanciare l'alleanza PD 5 Stelle AVS riguarderà unicamente chi dovrà andare a Palazzo Chigi, chi alla Farnesina e chi negli altri ministeri maggiori quando un giorno o l'altro il centrosinistra vincerà le elezioni. Conte spera di essersi incardinati in una posizione cruciale per ottenere il massimo, nel caso anche avendo meno voti dell'alleato antagonista. Allora, guarda, vedi, poi a volte perfino le scalette di certe rassegne stampa sono fatte bene. Non fatemi dire, ma insomma, a volte le scalette hanno un senso. Vi ho tenuto insieme proprio per giustapporli. Folli che dice: guarda che questi pensano solo non ai contenuti, ma agli equilibri, al dosaggio delle forze e alle postazioni nei nuovi assetti da occupare, e Folli lo dice in modo critico, e invece De Luca, che vi ho letto un istante fa, dice: ma no, ma dobbiamo essere generosi, è giusto che Conte non accetti una precostituzione del presepe, vuole sapere, eccetera. Quindi guarda come il paradosso: l'uomo De Luca, che era stato il più robusto critico dei 5 Stelle e che quindi avrebbe dovuto fiancheggiare la tesi di dire ai grillini: beh, vabbè, ma non potete comandare avendo la metà o un terzo dei voti, diventa quello che invece dice: no, ma le rivendicazioni di Conte sono giuste. È esattamente il contrasto di ciò, il contrario di ciò che Folli, a mio avviso, correttamente auspicherebbe. Finisce qui la puntata di oggi di Occhio al Caffè. Non dimenticate di prendere Libero, lo trovate in edicola, lo trovate su liberocotidiano.it e lo trovate tramite app. Nel caso del sito e nel caso dell'app potete anche trovare tutte le info per abbonarvi. Già che ci siete, potete anche passare in libreria per prendere un certo libro del quale non ricordo l'autore, ma ricordo bene che chi non lo prende è un carognone. E ci vediamo stasera sul Tardi del Debbio, e nel frattempo passate una buonissima giornata.